ridefinendo il senso di termini spesse volte abusati: democrazia, possibilità di partecipare alle scelte condivise. Ecco, tutto questo è stato quello che il movimento No Dal Molino ha voluto riattualizzare di fronte a un'imposizione che dall'alto veniva calata sulle nostre teste. Lo abbiamo visto anche pochi giorni fa sui in questa città ci ha ridisegnato il volto di una comunità che non ha più deciso di abbassare la testa di fronte alle imposizioni. E il fatto che abbiamo deciso collettivamente di rimetterci tutti quanti in discussione, di non ritenerci autosufficienti, di ritenere il nostro spazio comune, la nostra città, come lo spazio da vivere tutti assieme, da modificare tutti assieme, e col fatto che non poteva esserci nessuno e nessuno delegato a scegliere per conto nostro. È stato un elemento di democrazia straordinario, è stato un elemento di democrazia che ci ha permesso, nonostante di fronte avessimo tutto e tutti contro, provate a immaginarvi Stati Uniti d'America, NATO, Europa, governo italiano, regione Veneto, provincia, comune di Vicenza, nonostante questo il progetto originale della base non è stato portato a compimento, perché il progetto originale della base prevedeva che tutta l'area del Dal Molin venisse edificata e diventasse parte integrante della base. Ricordiamo esattamente quello che ci dicevano anche giornalisti un po' più attenti, che ci dicevano: attenzione, guardate che la pista aeroportuale interessa agli Stati Uniti d'America. Bene, se 600.000 metri quadri da domani diventeranno uno spazio della città e per la città, è perché tutti quanti assieme ci siamo mobilitati e siamo riusciti a strapparlo. Se da domani noi riusciremo ad attraversare, non dovendo passare attraverso il filo spinato, attraverso le denunce, e goderci il Parco della Pace, è perché ci sono state migliaia di donne e uomini di questa città che l'hanno conquistato. E io penso che sia un risultato straordinario, che non era scritto e non era scontato. È stato solo grazie ai nostri corpi, alle nostre voglie, ai nostri desideri. E questo risultato non lo possiamo assolutamente mettere nel cassetto. Quello che abbiamo vissuto in 5 anni, quello che abbiamo respirato, è stata l'aria della libertà, è stata l'aria della democrazia, è stata l'aria del vivere assieme, di costruire qualcosa finalmente assieme. Prima probabilmente non riuscivamo neanche a parlarci, eravamo tanto distanti pur abitando in una piccola città, però siamo riusciti a creare qualcosa di straordinario. Quanti di voi negli anni scorsi, nei giorni scorsi, vedevano passare qualcuno con la maglietta con scritto No Dal Molino, dice: guarda, non lo conosco ma è uno dei miei. Questa è stata la capacità di costruire vera comunità, non la comunità che qualcun altro vorrebbe proporci in questi territori. Proviamo a pensare a cosa ha significato qua nel nord-est, in Veneto, il concetto di comunità, un qualcosa di escludente, di razzista, con cui si sono costruite carriere politiche fondate sull'intolleranza, fondate sul razzismo, sull'incapacità di governare poi i processi reali. Io mi rivolgo particolarmente a chi, e penso che in questo territorio qualcuno l'abbia fatto, ha votato Lega Nord. Un soggetto che qua è venuto dicendoci: noi siamo paroni a casa nostra, salvo poi andare a Roma e chinare continuamente la testa sul Dal Molin. Avete sentito qualcosa da chi diceva siamo paroni a casa nostra? Assolutamente no. Paroni a casa nostra siamo noi che difendiamo questo territorio, siamo noi che non abbiamo idee di esclusione, ma che abbiamo vissuto questi 5 anni costruendo una forma di solidarietà a partire tra di noi e chi ha deciso di trascorrere la propria vita in questo territorio. Il 17 settembre a Venezia ci sarà una grande giornata e noi ci parteciperemo come No Dal Molin, ma ci parteciperemo come cittadini di Vicenza che hanno deciso di non cascare, di non stare lì a ascoltare le sirene di quelli che ci dicono: guardate, siccome Roma è lontana, Roma è ladrona, salvo poi sedersi sulle poltrone romane, allora è meglio
continuare con questo discorso retorico e falso della secessione, la Padania, ci sarà il giro della Padania sabato prossimo a Montecchio Maggiore. È questo il modello che noi vogliamo, è questo che durante la crisi più profonda che il nostro paese ha mai attraversato dobbiamo trovare come risposta, la Padania, quando invece abbiamo domande che sono completamente diverse, perché ci tagliano i servizi, ci tagliano le scuole, ci tagliano l'istruzione, ci tagliano l'assistenza, e la risposta che ci danno è la Padania. Quelli che hanno tradito anche qualsiasi concetto di federalismo, dov'è il federalismo? Dove lo possiamo vedere il federalismo? Un federalismo vero, solidale, quello che veniva definito il patto tra uguali, il FEDUS, dov'è il FEDUS? Dov'è il patto tra uguali? Che continuano a chiederci il sangue e lo fanno sempre, non facendolo pagare a chi il sangue l'ha ciucciato fino adesso, a chi la crisi l'ha prodotta. Lo chiedono a tutti quanti noi, che la crisi siamo qua, che stiamo continuando a pagarla. Siamo stanchi, e così come abbiamo imparato con la battaglia sul Dal Molin ad alzare la testa, dobbiamo continuare, perché durante una crisi, e questo è un elemento fondamentale, lo abbiamo visto anche altre volte, la cosa più semplice che loro possono mettere in campo è la repressione di chi dissente. E allora oggi noi abbiamo un rischio enorme, che si chiudano gli spazi di democrazia dentro la crisi, e noi non dobbiamo permetterlo. Quello che noi possiamo fare è stare dentro con i nostri corpi, riempire le piazze, riempire le strade, non farci chiudere dentro le nostre case, perché è quello che vorrebbe chi ci vuole zitti e silenti, pronti a stare lì, proni ad accettare qualsiasi decisione. Io penso che tutta la vicenda che abbiamo vissuto in questi cinque anni, straordinari, intensi, difficili, ma che io voglio rivendicare fino in fondo, perché è stata un'esperienza straordinaria quella che abbiamo vissuto, quella che hanno vissuto migliaia di donne e uomini che magari prima non erano mai scesi in piazza, ma che hanno detto: questa è la mia città, io voglio difenderla, voglio difendere i beni comuni, le risorse, perché il mio futuro non è quello che mi vogliono consegnare. Il nome di Vicenza non può essere quello contrassegnato sulle bombe che vanno in giro per il mondo. La mia idea di città, il futuro per i nostri figli, deve essere diverso. Il movimento No Dal Molin è nato con la grandissima battaglia contro la base militare, però ha avuto la capacità in tutti questi anni di evolversi, la capacità di leggere in maniera più approfondita tutte le contraddizioni che abbiamo avuto davanti. Guardate la questione dei beni comuni, le risorse. Quante volte abbiamo detto: attenzione, l'acqua per noi è fondamentale, perché là sotto c'è la falda acquifera più importante. Eppure stavamo lottando contro una base militare, perché avremmo dovuto interessarci della falda acquifera? Perché tutto questo fa parte della nostra vita, è la vita che noi viviamo e che dobbiamo consegnare alle generazioni che verranno. Come possiamo fare? Che mondo vogliamo dare a chi verrà dopo di noi? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, è la domanda che tutti quanti, io spero, si pongano questa sera, tutte le sere, e questo deve essere seguito da un comportamento coerente. Perché questo significa trasformare, così come abbiamo fatto in questi cinque anni, la nostra città, il nostro territorio. Vogliamo continuare a amplificare la discussione. Stasera abbiamo degli ospiti graditissimi, e adesso lascerò la parola a loro e li presento, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e ovviamente che io ringrazio Antonio Musella della Rete Commons di Napoli e Ezio Orzes, assessore di Ponte nelle Alpi. Questa sera abbiamo deciso di modificare anche un po' il dibattito, e siccome ovviamente tante cose sono cambiate velocemente da quando avevamo pensato questo dibattito qualche mese fa, e il Movimento No Dal Molin ha sempre avuto la capacità di stare, come si suol dire, dentro il pezzo, vogliamo avere la possibilità anche di discutere rispetto alle modificazioni che mano a mano ci troviamo di fronte. Quindi abbiamo colto l'occasione di avere anche con noi Luigi De Magistris per ampliare un po' la discussione sui temi che in questo momento sono temi importanti per tutto il paese. È ovvio che noi partiamo da un elemento come quello della questione
dei rifiuti che serve da stimolo e da suggestione per la discussione di stasera, perché quello che è successo a Napoli e quello che le televisioni, cioè l'informazione ci ha voluto far passare su quello che stava succedendo a Napoli, io penso che sia qualcosa di vergognoso e di scandaloso. Nel silenzio qualcun altro sta facendo delle cose significativamente diverse e ovviamente non trova spazio adeguato nei giornali. Però vi invito, e poi lascio la parola ai nostri relatori che saranno poi coordinati da Beppe Caccia, e lo ringrazio per aver assunto questo faticoso ruolo. Io vi ricordo solo alcuni appuntamenti. Intanto sabato prossimo, sabato 10, saremo tutti quanti a Montecchio Maggiore per dire con forza no alla Padania, questo giro della Padania che tenta come cortine fumogene di alzarsi davanti ai nostri occhi per coprire quelle che sono invece le vere responsabilità della crisi. La Lega governa questi passaggi, se ne deve assumere la responsabilità fino in fondo di manovre economiche assassine. Quindi noi andremo non tanto per contestare un giro ciclistico, ma per indicare con nomi e cognomi i responsabili del disastro che qua in Veneto si chiama Lega Nord e non solo. Quindi sabato prossimo vi invitiamo tutti a essere con noi a Montecchio Maggiore. Il 17 settembre saremo a Venezia seguendo questo filone in una grande giornata che tenti di costruire lì davanti agli occhi di tutti quanti la grande giornata dell'altro Veneto possibile, perché non è possibile, e scusatemi il gioco di parole, che il Veneto sia solo l'espressione dei vari Trotta, Bossi, Calderoli, Gobbo e gente di questo genere. Non siamo tutti così, c'è un altro Veneto, grazie al cielo, e lo faremo vedere a Venezia. L'11 settembre è una data per noi particolarmente significativa. L'11 settembre coinciderà con la chiusura di questo festival, ma soprattutto con l'apertura di un nuovo percorso. 11 settembre al Parco della Pace ci sarà una grande giornata delle cittadine e dei cittadini di Vicenza che si riapproprieranno finalmente di quello spazio tutti assieme, perché quello è uno spazio della città, per la città, conquistato dalla città, e quindi quella è una giornata, la prima vera giornata in cui i cittadini di Vicenza, senza l'assillo di polizia e carabinieri, potranno andare a far vivere quello spazio, così come noi ci auguriamo sarà d'ora in avanti, perché quello spazio ce lo siamo conquistato e non lasceremo che nessuno ce lo porti via. Grazie a tutti quanti voi. Lascio la parola ai relatori.